Siamo al Teatro Ariston con il Patron del Jazz, una manifestazione che è diventata anche il trade union tra diverse nazioni in un periodo che, come ha sottolineato il sindaco Alberto Biancheri, è di per sé difficile. Ma vediamo sul lato tecnico quali sono le peculiarità di questa edizione. Beh, quest'anno è un'edizione record perché praticamente abbiamo il 42% in più di partecipanti, in particolare dall'Italia, e facciamo oltre 5.000 presenze alberghiere e riempiamo non solo gli alberghi della città, perché anche tutti quelli della provincia, addirittura siamo arrivati fino a Diano Marino per questione di capienze, diciamo, per quanto concerne i nostri hotel convenzionati. La novità di quest'anno è appunto che ci sono scuole che non erano mai venute prima. Questa è una novità perché praticamente con la crisi economica che c'è a livello mondiale, in particolare nell'ambito scolastico, è sempre più difficile e c'è sempre stata una riduzione, in questi anni diciamo un po' automatica. E invece quest'anno abbiamo creato un marketing molto forte da un anno e abbiamo appunto dei risultati molto soddisfacenti. C'è anche Sanremo Junior che riveste una fetta importante della kermesse. E da una crescita verticale, e quest'anno abbiamo 18 nazioni, il concorso di Sanremo praticamente dai 6 ai 15 anni per cantanti solisti che ha l'onore di avere il patrocinio del Comune di Sanremo. E la finale mondiale è tutti i bambini, dopo prove, sono accompagnati dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo, dalla nostra fantastica Orchestra di Sanremo, con l'aggiunta di sei musicisti di Sanremo Junior dell'Aritmica. Presidente, qual è stato l'impegno dell'Orchestra Sinfonica in questi giorni e soprattutto qual è stato l'interesse magari di chi non è mai entrato a contatto con un'orchestra vera e importante come la Sinfonica di Sanremo? L'impegno è stato molto importante, anche perché era in concomitanza di un'altra trasferta importante che avrebbe fatto poi l'orchestra a Brescia, e quindi vado a ringraziare anche i maestri perché si sono resi disponibili per permettere la riuscita di questo importante evento. La cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che da parte degli orchestrali c'è stata molta attenzione per quelle che erano poi le esigenze quando si ha a che fare con dei giovani artisti come quelli che erano presenti a Sanremo in giugno. E nello stesso tempo la cosa che mi ha fatto altrettanto piacere è stato fatto il riconoscimento anche da parte dell'orchestra per l'altra qualità che questi giovani artisti hanno poi messo sul palco dell'Ariston di Sanremo. Quindi io credo che questo connubio Orchestra Sinfonica di Sanremo e Sanremo Junior sia un connubio vincente che rientra in quel progetto che abbiamo noi di orchestra che sia aperta e partecipativa verso tutti gli importanti eventi musicali che vengono fatti nella città di Sanremo.